Dunque, inauguro le differite. Siccome in quarantena vanno di moda le dirette, io mi voglio distinguere al solito e inauguro le differite. Normalissime videoregistrazioni di, diciamo, recensioni, ma meglio forse dire analisi, brevi di film o libri o autori o registi che mi piacciono o non mi piacciono. Alcune linee guida. Allora, rigorosamente verranno improvvisate a braccio, improvvisate in tuta, improvvisate con dietro nessuno sfondo di libreria in finto mogano, ovvero palissandro che fa figo e radical chic Capalbio. La villa di Capalbio che ho me la riservo per quest'estate. Per ora vi mostro, vi offro uno split, non il film di Shyamalan, orribile anche quello, uno split dietro di me, DeLonghi o qualcosa del genere, insomma, di vecchia caratura. Video recensioni brevi, 5 minuti massimo. L'obiettivo, quali sono i miei obiettivi? Ma essenzialmente due. Uno, superare nel giro di una settimana il conteggio visualizzazioni like condivisioni di Andrea Scanzi, mio conterraneo e mio amico, che saluto, hasta la vista, luego, compagno. E due, conquistare il mondo. Allora, primo film scelto, I giorni del cielo di Terrence Malick. Dunque, I giorni del cielo 1978, titolo originale Days of Heaven. Heaven, che in italiano vorrebbe dire paradiso, viene qui tradotto cielo, come poi verrà tradotto cielo anche 2 anni dopo per Heaven's Gate, i cancelli del cielo, appunto, di Michael Cimino. Un altro, diciamo così, simil western come questo. Chissà che l'adattatore non sia stato il solito. Allora, Terrence Malick è al suo secondo film con I giorni del cielo, il primo film 1973, un esordio assolutamente sui generis anche per quanto riguarda la New Hollywood, era stato La rabbia giovane, Badlands, con Martin Sheen e Sissy Spacek. Questo invece prevede l'interpretazione di Richard Gere e Amy Adams. No, Amy Adams de che, oddio. No, non Amy Adams, ma Adams qualcosa. Vedete, improvviso e quindi sbaglio. Allora, Malick al suo secondo film è già un regista peculiare, un regista sui generis, appunto, un regista particolarissimo. Unisce da una parte ricerca e adesione realistica, e dall'altra invece scatto fantastico, scatto simbolico, scatto direi quasi più verso l'astrazione, verso una ricerca del sublime che si realizza attraverso le inquadrature, inquadrature spesso e volentieri ricercate, anche se non ostentate, pur se questo film, il secondo, è stato via via dalla critica accusato di un certo estetismo. Estetizzante più che estetico, però secondo me è un'accusa un po' ingenerosa nei confronti di questo film. Purtroppo per il proseguo della carriera del regista, non tanto il terzo film, ma quelli ancora dopo, almeno dopo Tree of Life, questa accusa potrebbe anche essere rivalutata. I giorni del cielo parla di una coppia di fidanzati giovani che si spostano nell'America della Grande Depressione, nell'America povera del sud degli stati della Grande Depressione per cercare lavoro. Lui, Richard Gere, appunto impulsivo, da una parte generoso e dolce, ma dall'altra impulsivo e violento, si è guadagnato il licenziamento da una fonderia, da una sorta di fonderia, per aver picchiato un collega. Picchiato e forse ucciso, non mi ricordo. Vabbè, insomma, comunque sia, per un fatto grave. E si devono spostare, vanno verso il Texas, zona
zone care a Malik. Malik, a quanto pare, dovrebbe vivere a Austin, in Texas. E quindi uomo e donna si portano dietro con sé una ragazzina che non si sa bene se sia la sorella di lui o semplicemente una trovatella, un'orfana, che diventa nella cura di Malik la voce narrante, una voce narrante tipica del cinema di Malik, almeno del primo cinema di Malik, che è tanto realistica e credibile quanto favolistica. Immerge tutta la storia in un clima e in un'atmosfera di distanza storica e anche di distanza affettiva, sentimentale. Il tono della ragazzina, il tono della voce fuori campo è quasi asettico, sembra non partecipare delle peripezie spesso tragiche della coppia e di se stessa anche. E in un contesto storico ovviamente tragico, depressivo, che però trova il contraltare, un contraltare poetico, un contraltare astratto in una natura, come dire, straordinariamente filmata. Il film è famoso per essere girato per lo più in esterni reali con luce naturale e in particolare alla Golden Hour, alla luce del crepuscolo, in aretino si direbbe la luce del combrugliume, combrugliume dal latino cum umbra et lumine, il crepuscolo appunto, l'ora fra la luce e l'ombra, bellissima parola aretina. E dunque, insomma, questa natura indifferente, un po' matrigna, un po' leopardiana o leopardesca, se preferite, anche qui, o montaliana, anzi, partecipa in maniera appunto indifferente alle sorti dell'uomo, dell'essere umano. Sorti che sono per lo più tragiche, anche se poi sono colorite di un certo ridicolo. Spesso il tragico nei grandi autori è anche, come dire, nasconde il ridicolo. E quindi questo terzetto, questo triello di persone apparentemente malassortite si sposta, va a lavorare in una fattoria di grano, in una fattoria che coltiva grano, il cui proprietario è Sam Shepard, un feudatario malinconico, come lo definì il Morandini. Gran bella definizione. Malinconico e romantico, che piano piano, tra l'altro malato terminale di tumore, presumibilmente, che si innamora piano piano della ragazza. E la ragazza, durante l'assenza del suo uomo, del fidanzato, di Richard Gere, che deve tornare, ora non ricordo il motivo, però insomma deve assentarsi per qualche motivo, la ragazza inizia a intrattenere un legame che poi sfocia in una relazione sentimentale, addirittura in un matrimonio, con l'uomo, che all'inizio non amava assolutamente. Però l'uomo la conquista piano piano, dolcemente, con appunto questa malinconica dolcezza che il suo fidanzato evidentemente non aveva. Il fidanzato Richard Gere torna e la tragedia incombe. Chiaramente il triangolo amoroso non andrà a finire bene. E tutto si perderà. Legame sentimentale, vita, legami affettivi, legami fraterni. Però il cinema di Malik non riesce a essere pessimista fino in fondo. Nel finale, quasi sognante, quasi onirico, la ragazzina, la voce fuori campo, che a questo punto ha perso il fratello tutore e ha perso anche la madre, tra virgolette, la sostituta della madre, è in una sorta di orfanotrofio e scappa insieme a un'amica improvvisata, conosciuta lì per lì, e scappa e a un certo punto nel finale si trovano su una ferrovia, e si incamminano lungo i binari verso il loro futuro, e la ragazzina riflette sul fatto, riflette in una maniera così ondivaga e rapsodica di come questa amicizia che ha stretto con questa ragazzina è comunque tutto quello che ha al momento e che dovrà conservarsi. Ecco, il cinema di Malik, fin dal suo secondo film, che condivide peraltro con il primo La rabbia giovane e con il terzo La sottile linea rossa, girato addirittura 20 anni dopo,
condivide in particolare col primo paesaggi, temi, solitudini, astrazioni e però anche una certa concretezza narrativa americana. Malick riesce in un clima di New Hollywood, in un clima che racconta al cinema meglio che altrove la crisi della società americana del tempo, post-guerra del Vietnam, e quindi una società ricca di dropout, di diversi, di emarginati, di persone normali ma reiette in qualche modo, riesce a raccontare con la forza della poesia, semplice e insieme sublime, ecco, così come la grande poesia deve essere o può essere, la storia di persone comuni, di persone qualunque che credono di poter fare la storia, almeno la loro, ma in realtà sono schiacciati dalla storia stessa e dagli esseri umani. Il cinema di Malick vi consiglio di recuperarlo se non lo conoscete, perché almeno questi due o tre primi film, ma anche poi, seppur con esiti alterni successivi, è un unicum nel panorama del cinema mondiale. Con la forza dello stile riesce a trasfondere appunto una componente fiabesca, astratta, in personaggi e storie ben strutturate, e riesce anche come dire, a trovare il sublime laddove in realtà di sublime ce n'è ben poco, anzi, vincono le miserie umane. Detto questo, ho già infranto la prima regola dei 5 minuti, mi perdonerete, le differite sono anche queste, delle cialtronate improvvisate qui per qui. E per esempio c'era un'altra linea guida che mi ero immaginato e che adesso non ricordo più. Vabbè, al prossimo film.